Mi ricordo che entrata in questo ristorante a Barceloneta, sai quando passi di fianco ai tavoli? Ecco, ho visto questa fetta di torta incredibile, ho detto devo scoprire cos'è e ordinarla. Salta fuori che è la Burnt Basque Cheesecake, una cheesecake alla basca, e la caratteristica è che è cotta a temperatura altissima e dentro rimane super morbida e avvolgente. Io ho messo fame, vero? Dai, iniziamo! Per la Burnt Basque Cheesecake 350 g di formaggio spalmabile, 125 g di mascarpone, 160 g di zucchero, 3 uova, 2 tuorli, pizzico di sale, 200 ml di panna fresca, pasta di vaniglia e scorza di limone quanto basta, 30 g di farina 00, panna montata per servire. È semplicissimo da preparare, si fa a mano, basta una frusta. Comincio dai formaggi. Qui ho del formaggio spalmabile. È importante che siano a temperatura ambiente, così sono più facili da lavorare. Perfetto. Mascarpone. E dentro aggiungo anche lo zucchero. È semplicissima perché di fatto non dobbiamo assolutamente montare il composto. Semplicemente far incorporare bene il tutto. Via di aromi, vaniglia e un po' di scorza di limone. Dentro subito con la farina, se volete una versione gluten free potete usare anche della fecola di patate, in questo modo non farà grumi. La particolarità infatti di questa cheesecake è che a differenza di quella americana non ha la base di biscotti e poi viene cotta ad una temperatura molto alta, quindi sulla superficie è piuttosto scura, bella caramellata, io la adoro. Voilà, tuorli e uova. Ne mettiamo una alla volta, in questo modo vengono ben incorporate. Ultimo ingrediente, panna fresca. Mescolo appena per farla incorporare. E voilà, impasto pronto. In un attimo, una frusta, abbiamo preparato una delle cheesecake più buone che avrete mai assaggiato. Mettiamo in teglia, cuociamo e si gode. Teglia 24 cm di diametro, è una torta piuttosto rustica, quindi prendo la carta da forno, misuro che insomma riesca a coprire anche i bordi e poi non vi spaventate, ma in questo modo aderisce bene anche negli angoli della teglia. Voilà. La piego bene. Adesso un momento super godurioso, fatemelo immortalare. Ok. Fantastico. È venuto benissimo il boomerang. E ora in forno a 200 gradi per una quarantina di minuti circa. Sulla superficie deve risultare bella ambrata, caramellata e anche un po' traballante al centro. Via! Perfetta! Come me la ricordavo, bella caramellata lungo i bordi, invece l'interno. Adesso vediamo. Ma guardate che morbidezza, una bella fetta,
io la servo così, in semplicità, con proprio una punta di panna appena appena montata. E poi non resisto a qualche frutto di bosco. Puntina di verde. Cioè, io la trovo una meraviglia. C'è da dire che un pasticcere deve sempre assaggiare le proprie creazioni. Vabbè, forse non dovrei. Non si mangiano i dolci prima di cena. Sai che c'è? Burnt Basque Cheesecake. Mescoliamo i formaggi con lo zucchero, uniamo quindi la farina, le uova una alla volta, poi i tuorli, il sale, la panna e gli aromi. Foderiamo uno stampo da 24 cm di diametro con carta da forno, versiamoci dentro il composto ed inforniamo a 200 gradi per 50-60 minuti. È pronta quando al centro risulta leggermente traballante. Facciamola freddare a temperatura ambiente, quindi rimuoviamola dalla teglia e serviamola con ancora un ciuffo di panna montata.